No, no, devo resistere. Posso farcela. No, Switch Pro! Poracci, bentornati o benvenuti sul TG Poro, l'unico format di YouTube Italia dove si parla di videogiochi basandosi su fatti concreti e non su rumor. Oggi indovinate un po' di cosa parliamo? Di Switch Pro e di tutte le indiscrezioni che stanno spuntando come funghi intorno a questa fantomatica revisione, ma anche delle 3 2021 e della sua scaletta che si sta sempre più delineando. Ma non solo, eh! Prima di iniziare, come al solito, vi invito a supportare il mio lavoro con un piccolo gesto, lasciando un like, iscrivendovi, attivando la campanella delle notifiche e seguendomi su tutti gli altri social, in particolare Instagram. Dai, su, va bene che siate poracci, ma in fondo è gratis, non vi costa nulla. Poi, se volete, potete sempre offrirmi un caffè virtuale su Ko-fi, dove tra l'altro troverete i miei mini in HD, opere d'arte pronte a popolare i vostri incubi per anni e anni a venire. Un affare. Partiamo con qualche notizia al volo. Sul PlayStation Store è da oggi disponibile la demo di Scarlet Nexus, action RPG ad opera di Bandai Namco. Il gioco, sin dal suo reveal, ha attirato l'attenzione del pubblico, in particolare dei fan delle produzioni Platinum Games, visto che esteticamente Scarlet Nexus ricorda tantissimo il recente Astral Chain. Il titolo di prossima uscita, però, che arriverà sugli scaffali il prossimo 25 giugno, rispetto all'action apparso su Switch, presenta un'impronta rolistica molto più marcata, oltre che delle nette differenze tra i due personaggi principali, la cui scelta influirà pesantemente sia sul gameplay sia sullo sviluppo della trama. Poracci, io sono curiosissimo di provarlo, fatemi sapere cosa ne pensate o se magari lo avete già provato su Xbox. Rimanendo in tema action RPG, ci sono anche delle interessanti novità per quanto riguarda Nier Replicant, la remaster del titolo cult uscito nel 2010 su Xbox 360 e PlayStation 3. La creatura di quel pazzo furioso di Yoko Taro, infatti, a quanto pare sarebbe potuta uscire anche su Switch. Un dataminer ha trovato alcuni riferimenti all'interno della versione PC all'ecosistema NX, che ricordiamo era il nome in codice di Switch prima del suo annuncio ufficiale. Vedremo presto Replicant anche su console ibrida? A quanto pare no, perché si tratterebbe di un'idea accantonata dopo le fasi iniziali di sviluppo, come indica l'assenza di qualsiasi tipo di riferimento a NX o Switch nei file più recenti di gioco. Probabilmente si tratta di una scelta fatta per evitare di dover creare una versione ad hoc pensata per l'hardware limitato di Switch. Chissà, magari in futuro, con una nuova revisione più potente. E visto che siamo in clima E3 e avvistamenti improvvisi, vi segnalo anche che abbiamo una nuova pagina prodotto che sembra stata pubblicata prima del dovuto. È il turno di Walmart Canada questa volta, che, vuoi per una svista, vuoi con un po' di malizia, ha messo nel catalogo del suo shop online niente di meno che un fantomatico Metroid per Nintendo Switch, con un'uscita provvisoria gettata a caso per il 31 dicembre 2021. Dai, io ormai il Metroid in 2D lo do per certo, ma fatemi sapere voi se credete che possa addirittura trattarsi di un possibile riferimento a Metroid Prime 4. Ah, ma è qui che si parla di Switch Pro? Ebbene sì, poracci, io vi avevo avvertito, in queste settimane non sentirete parlare d'altro. L'articolo di Bloomberg ha aperto il vaso di Pandora e internet è stato invaso di rumor e speculazioni riguardanti questa revisione non ancora annunciata ufficialmente. Insomma, è un bel casino, ma cerchiamo di fare chiarezza. Cosa sappiamo fino ad ora di Switch Pro? Ci siamo lasciati la scorsa settimana con una vera e propria bomba. Secondo Bloomberg, Emily Rogers e altre fonti più o meno autorevoli, Nintendo sarebbe pronta a lanciare la nuova console entro la fine dell'anno, tra settembre e ottobre, con addirittura l'intenzione di presentarla prima delle 3, il che significa nell'arco delle 2 settimane che verranno. Mentre l'ipotesi che il reveal avvenga da un momento all'altro, un po' come è successo con la Lite, si fa sempre più concreta, iniziano a spuntare anche nuove indiscrezioni sulle potenzialità di questa nuova macchina e quali dovrebbero essere le migliorie rispetto al modello base. Secondo il sito spagnolo Vandal, le indiscrezioni sarebbero partite da un'azienda cinese che si occupa di produrre accessori per Switch che avrebbe avuto accesso anticipato ad un prototipo dell'hardware. La Switch Pro si presenterebbe sostanzialmente grande come l'attuale versione, ma con una prima sostanziale differenza. Lo schermo, infatti, di tipo OLED, come già confermato da precedenti rumor, sarebbe di 7 pollici, una dimensione maggiorata garantita dall'eliminazione dei bordini
neri presenti sulla Switch. Mentre sembra confermata la compatibilità con gli attuali Joy-Con, e quindi c'è da chiedersi se Nintendo si sia attivata per risolvere il problema del drifting su questo modello, una delle modifiche principali risiederebbe nell'aggiunta di una nuova base per tenere la console in modalità da tavolo. Il cavalletto, per molti uno dei punti deboli della console, verrebbe sostituito da una base simile a quanto visto sui tablet Surface di Microsoft, e sul retro di questa sarebbe stato spostato anche lo slot per inserire la microSD, ora molto più facile da raggiungere. Un'altra novità significativa, sempre secondo il rumor, si troverebbe in un nuovo modello di dock. Leggermente più grande dell'attuale, questa vedrebbe l'aggiunta di ben due porte USB 3.0 e una porta Ethernet, un'assenza che era uno dei grandi talloni d'Achille di Switch. Come confermato dalle precedenti indiscrezioni, questa dock permetterebbe un output in 4K, anche se non ci sarebbe alcun tipo di conferma sull'hardware interno della console e quindi alle sue reali capacità computazionali, così come all'eventuale implementazione di tecnologie come il DLSS. Quello che entra in netto contrasto con quanto detto fino ad ora è che per Vandal l'arrivo della console sarebbe previsto per fine novembre in Europa, ma con scorte estremamente limitate a causa della carenza di semiconduttori che sta affliggendo qualsiasi settore dell'industria tecnologica. Anche per il sito spagnolo però l'annuncio della console sarebbe imminente, cosa che a questo punto solleva un po' di sospetti sulla veridicità del rumor. Non sarebbe un po' un controsenso per Nintendo annunciare una revisione della console prevista molto più in là nel corso dell'anno? Un gap di 5 mesi significherebbe far rallentare tantissimo le vendite di Switch, e abbiamo visto come l'azienda di Kyoto preferisce annunciare i suoi prodotti a ridosso dell'uscita proprio per evitare periodi di stanca, soprattutto ora che Switch è nel suo picco di vendite. Poracci, voi cosa ne pensate? Da quanto riportato in quest'ultimo rumor, sembra che Nintendo abbia risolto alcuni dei difetti di progettazione più grandi di Switch, ma forse è tutto un po' troppo bello per essere vero, non trovate? Come al solito, vi aspetto nei commenti. E visto che ci avviciniamo sempre di più all'evento più importante dell'anno, è giusto intanto fare un breve riassunto di quello che ci possiamo aspettare dalle 3 2021, che vi ricordo si svolgerà dal 12 al 15 giugno. Ma attenzione, perché gli appuntamenti si estenderanno ben oltre queste due date. Abbiamo già parlato dell'Ubisoft Forward, prevista per il 12 giugno, e dell'evento di Microsoft e Bethesda, che terranno un'unica conferenza il 13. Probabile che anche Square Enix terrà una sua conferenza, anche se, proprio come Nintendo, deve ancora svelarne data e ora, ma quel Final Fantasy Origin non si presenterà di certo da solo. Il 13 ci saranno anche il PC Future Show e il Gaming Future Show, incentrati rispettivamente sul mondo del gaming PC e sul mondo degli indie e dei mobile. Il 14 i collezionisti potranno gioire con la conferenza di Limited Run Games, che ha promesso ben 25 nuove edizioni fisiche all'interno del suo catalogo. Ma ricordiamoci che quest'anno ci sarà anche la seconda edizione del Summer Game Fest, la fiera a cura di Jeff Keighley, pensata per andare in diretta competizione con le tre. Il 10 giugno ci sarà la cerimonia d'apertura, che durerà circa 2 ore e sarà uno spettacolo molto simile a The Game Awards. Tanti saranno gli eventi inclusi in questa manifestazione, tra cui anche la conferenza di Koch Media, publisher che tra le sue fila vanta anche Deep Silver. Questa è prevista per l'11 giugno, stesso giorno dell'IGN Expo. Dal 16 giugno partirà anche la Steam Next Fest, e chissà che non ci scappi qualche annuncio a sorpresa su Steam Pal. E a chiudere un'estate bollente ci penserà EA molto più in là. Il 22 luglio infatti si svolgerà la EA Play Live, in attesa dell'edizione digitale della Gamescom, prevista per il 24 agosto. Poracci, ovviamente seguiremo tutti questi appuntamenti in live, mi raccomando, vi aspetto numerosi! Per voi, oltre al Direct di Nintendo, quali sono gli appuntamenti imperdibili di questo E3 2021? È tornato anche il sondaggione, e non poteva non essere sulla Switch Pro. Parlando dell'esistenza di questa nuova console targata Nintendo, molti di voi hanno puntato su un reveal imminente, mentre altri sono comunque speranzosi di vederla quantomeno svelata durante l'E3 2021. E io mi trovo d'accordo con voi, anche se non bisogna dimenticarsi lo stato attuale dei fatti. Tutte le aziende hanno subito degli stop significativi nella produzione di apparecchi elettronici, e Nintendo non sarà di certo da meno. Siamo sicuri che l'azienda di Kyoto voglia gettarsi in una situazione simil PS5? A questo punto non converrebbe aspettare il 2022 per la presentazione di un nuovo hardware? Nell'attesa che si smuova qualcosa in questi giorni, mi raccomando, continuate a scandagliare i miei community post per sondaggioni e foto prese direttamente dalla mia collezione.
Voraci, vi ringrazio per essere stati qui con me fino alla fine. E non mi resta, arrivati a questo punto, che darvi appuntamento a domani per un nuovo video. Come al solito, vi aspetto nei commenti. A domani! Io sono il Poro Pro, Michele Pro, Pro! Switch Pro!